Sono felice di venire a Sanremo come ho sempre voluto, ovvero di portare un brano sicuramente forte, divertente, con un grande, cioè con del ritmo coinvolgente, ma con un messaggio, che penso che sia una delle mie skills principali, quella di farti divertire ma anche riflettere nello stesso momento. E penso che oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Dato che la musica, in un momento in cui c'è così tanta disinformazione, siamo bombardati da informazioni che non si capisce se sono vere, false, attendibili o no, la musica, e in un momento in cui cioè, le nuove generazioni credono molto nei cantanti e in quello che dicono, e per me è importante portare un messaggio giusto. Per me casa è ciò che mi circonda. Ho avuto un'esperienza che mi ha insegnato a trovare casa in tutti i posti in cui mi sposto. Non ho avuto una vita sedentaria, mi sono sempre spostato tanto con mia madre. Un passato difficile, sfratti, cose, ho cambiato mille quartieri a Milano e mille classi anche a scuola, quindi ogni volta ricreare una casa, ricreare degli amici. E lì ho capito che la casa sono le persone. La casa sono le persone di cui ti circondi e l'ambiente in cui stai, poi può essere ovunque casa. Che non esiste casa mia, non esiste casa tua, è un pianeta solo. Ci sono, non lo so, pensando a questo brano mi viene in mente una lettera bellissima che ha scritto un astrofisico, guardando il pianeta Terra da lontanissimo, che sembrava un granello di sabbia blu sospeso in un raggio di sole, e si faceva un viaggio su quanti conflitti inutili, quanto ci dividiamo, quanto sangue viene sparso per una piccola frazione di questo piccolo granello blu sospeso nel cielo. Quindi sì, ecco, il messaggio che voglio portare è qual è casa mia e qual è casa tua in realtà. È legato, sì, questo me ne accorgo quando viaggio, cioè comunque io scrivo delle cose osservando il mio paese, ciò che mi circonda. Poi da quando ho avuto la possibilità di viaggiare ho scoperto che in realtà ci sono dei problemi che li trovi ovunque, non solo in Italia, dove non c'è tolleranza, dove c'è poca conoscenza su alcune tematiche, dove non c'è cultura, esiste del razzismo e che io credo che sia il problema principale, la paura del diverso. E penso sempre che alla fine chi ci va di mezzo sono i popoli, perché i potenti continuano a fare la loro vita, ma noi continuiamo a subire le conseguenze. E noi viviamo in realtà mischiandoci, sposandoci tra di noi, mischiando le nostre culture, e poi ogni tanto c'è una sveglia, c'è un allarme di qualcuno che ci dice che non deve essere così, che ci devono essere delle frontiere e che ci deve essere odio e cose. Penso sempre ai bambini che quando crescono in una famiglia con due genitori di diverse nazioni, diverse provenienze, anche diversa fede, diverse religioni, così, ad un certo punto vengono interrotti dalle informazioni che passano in TV o dagli argomenti di tendenza che li portano ad avere dei dubbi e confusione crescendo. Il progresso è inevitabile. E il mio brano lo racconta, e Ricciolino me lo ricorda, che il prato è verde, più verde, più verde, e il cielo è sempre più blu. Progresso è inevitabile perché, però qual è il concetto di progresso? Qual è il vero progresso? Noi dobbiamo seguire il progresso della natura, il progresso del prosperare, il progresso di quello che è successo. Ad esempio, il prato è verde, più verde, più verde, blu, il cielo è più blu, è un concetto che mi è nato durante il Covid, che mi ha dimostrato
in quanto poco tempo la natura è capace di riprendersi tutti. Cioè, beh, sono bastati 2 giorni di lockdown per fare uscire tutti gli scoiattoli su Milano, la natura, cioè comunque prende il sopravvento. La natura è intelligente ed è preparata e riesce a sistemare le cose. Allora, ho annunciato venerdì scorso il mio ritorno al forum, che senza farlo apposta, esattamente 6 anni dopo, il 29 ottobre, saremo di nuovo al forum, che è casa mia. Sono stato il primo della mia generazione ad avere fatto un concerto al forum, è uno step, gigante. E venerdì usciranno i biglietti, finalmente saranno disponibili i biglietti per il 29 ottobre al forum.